Il museo è nato grazie alla volontà di tante persone, tra cui anche io, Manfredi, Borsellino, l'ANM, ma in particolare va il merito per averlo messo nero su bianco dal presidente Vincenzo Oliveri, uno dei presidenti della Corte d'Appello, l'aveva messo nero su bianco che volevano fare nascere questo luogo. Però divenne lettera morta perché non sapevano da dove andare a reperire oggetti, documenti, eccetera, eccetera. Poi subentrò il presidente Gioacchino Natoli, che tra l'altro fu uno dei componenti del pool di questo ufficio. Lui sapeva che io custodivo tanti oggetti, anche materiale. Chiamò l'allora presidente dell'ANM della giunta distrettuale qua di Palermo, il presidente Matteo Frasca. Mi arriva questa telefonata dove mi dicono testualmente: Giovanni, l'unico a fare rinascere gli uffici sei tu. Io emozionato, contento perché finalmente si realizzava un mio sogno. Documenti io sapevo dove erano, tra virgolette, nascoste perché vivevo io qui dentro. Questa è proprio la macchina da scrivere originale che io mi sono portato dietro per tanto tempo e comunque è rinato forse con qualcuno che pensava che sarebbe stato un flop, nessuno si aspettava la risposta che hanno dato tante persone. Voi dovete immaginare che in 3 anni siamo riusciti a portare, anche grazie alla Fondazione Progetto Regalità, che mi coadiuva e mi dà una grossa mano d'aiuto. Comunque la risposta è stata 25.000 persone, è stata una risposta molto importante. Vengono anche stranieri dal Giappone, dal Canada, spagnoli che conoscono queste persone e vogliono conoscere un po' più da vicino il lato umano di queste persone. Parliamo anche del loro lato professionale. In queste stanze non c'è eleganza, ma l'eleganza gliela davano quelle persone. Chi non ha vissuto questi momenti non lo può capire l'importanza di questi luoghi. Lo scopo principale è quello di fare memoria, nel senso che quell'esperienza dovrebbe servire a non commettere gli errori che sono stati commessi tanti anni fa. Le persone vengono qua perché vogliono un certo tipo di speranza. Queste persone alla fine della giornata dicono: è bello, lei ci ha fatto vedere il senso del dovere di queste persone. Però se lo scopo di questo ufficio è quello di infondere coraggio a queste persone, io sono qua per dare il mio contributo, finché avrò le forze lo farò. Che cosa devo dire ai giovani? Ai giovani prendete esempio da queste persone, non prendete esempio da quelle persone che sono disonesti. E spero che il mio contributo faccia in modo che queste persone non vengano mai dimenticate e che non muoiano mai.